la sorella di mia nonna, che è nata a Brooklyn alla fine del 1800, e non mi ricordo esattamente quanto, so il nome e il cognome e so di trovare il nome suo là. Newyorkese siamo tutti. Sei qua una settimana, è una settimana che sei qua. Dipende però se vieni qua a fare cose, se qua in vacanza non vai. Se tu vieni qua e nel momento in cui arrivi qua non hai una data di ritorno sul tuo biglietto, tu sei newyorkese. Questa è una città che inevitabilmente, se ce la fai a stare, ti porta a vivere in un modo completamente diverso, e devi farcela a un certo punto, e ti abitui a ragionare, a pensare, a fare le cose a una velocità che è estremamente diversa da quella di prima. Io penso adesso di essere una persona molto più aperta, accetto di molto di più quello che è diverso. Venni qua e continuo a stare qua per un po' per curiosità, un po' per provarmi, un po' per forse trovare me stesso pure, non lo so. Io un'idea dell'America ce l'ho, e ce l'ho da tanto tempo. Camminando per la strada, vedere i tombini che fumano, e i tombini che fumano non si sono mai visti da nessuna parte. E però nei film in cui dipingono New York come il posto dove in verità si annida il male, c'è la classica prima scena iniziale in cui, anche per significare questo come metafora, c'è il fatto che è come se brulicasse sotto di un'energia strana che viene fuori sotto forma di fumo. Sembra comunque di stare sul set di un film comunque a New York, quando cammino, quando vado in giro. E forse quella è stata la cosa più, ed è comunque ancora la cosa più che mi colpisce di più. L'entrata di Central Park in corrispondenza del Guggenheim ha la grata sul lago. E io ho detto, ma io questo posto l'ho già visto, e allora mi sono ricordata che la scena del maratonete in cui Dustin Hoffman a un certo punto si ferma e si butta sulla grata esausto è proprio in corrispondenza di quella, dell'entrata del parco del Guggenheim. Io ho sempre trovato, da artista intendo, ho sempre trovato abbastanza provocatorio che una città come New York debba essere la città delle opportunità per un artista più di quanto non lo siano alcuni gioielli di città che abbiamo noi in Europa. Un'avventura venire qui, no? Nel senso che non c'è più quell'urgenza economica di uscire dall'Italia per venire a trovare il pane qui, no? Cioè, per me è casa mia, mi trovo più a casa a New York che penso mi può ritrovare in Italia. Cioè, non si tratta più di sofferenza, cioè, volendo, chi vuole lavorare, chi lavora, penso. Chi mi dice, ah, ma beato te che sei così leggero, hai questa leggerezza mentale nel fare le cose. Non credo, penso che ce l'abbiano tutti, non credo di aver fatto un atto di coraggio a cambiare città, è quasi naturale alla fine. Thank you.
hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Questo è Ground Zero oggi, buonasera da Ground Zero e buonasera da New York. Quello che vedete alle mie spalle sono gli 8 ettari più famosi del mondo, gli 8 ettari che l'America ama, gli 8 ettari che in qualche parte nel resto del mondo qualcuno odia, gli 8 ettari dove ci sono state lacrime ma anche il riscatto degli Stati Uniti e anche di gran parte del resto del mondo. Come vedete alle mie spalle il lavoro ferve, c'è qualcuno che vorrebbe ricostruire le due torri anche più alte, anche più grosse, e magari affittare gli spazi e fare un sacco di soldi. Ci sono i parenti delle vittime che invece qua dietro vorrebbero un grande parco e un grande memoriale dove andare a piangere i loro morti. Questo spazio è lo spazio che ha cambiato la vita del pianeta nell'ultimo anno. Pensate alla guerra globale, al terrorismo, pensate all'Afghanistan, pensate a qualcosa che non si poteva neanche immaginare un anno fa, cioè la Russia che diventa uno dei partner più importanti degli Stati Uniti e addirittura entra nella NATO, pensate a una guerra che sembra essere alle porte, quella con l'Iraq. Naturalmente questi 8 ettari hanno cambiato la vita di migliaia di persone, di milioni di persone qui negli Stati Uniti, soprattutto dei parenti delle vittime, ma hanno cambiato la vita anche delle persone che avete sentito poco fa, di quelle persone che sono venute a New York con un sogno americano, un sogno che deriva dalla letteratura, che deriva dalla musica, ovviamente deriva dal cinema. Ebbene, noi andiamo a vedere queste persone come hanno vissuto quell'11 settembre e se qualcosa dopo è cambiato. Settembre, quando è successo il settembre 11, io stavo dormendo e niente, dall'Italia mi chiamarono, mia madre mi chiamò e molto spaventata dalla situazione, e mi disse, naturalmente voleva sapere come stavo e come non stavo. Io sinceramente non ero all'oscuro di tutto, però purtroppo dopo le Torri Gemelle le avevo proprio di fronte al mio balcone, che io abito qua vicino a Austin e prima, e là cioè alle 8:30, no, alle 9:30, quando le Torri Gemelle caddero, io stavo là che guardavo tutto. Stavo andando al lavoro e uscendo di casa ho notato, mentre stavo camminando, una grossa striscia nera in cielo. A un certo punto ricevo una telefonata da mia moglie che mi dice: guarda fuori la finestra e non impaurirti, tutto quanto sotto controllo, c'è stato un incidente, perché all'epoca ancora non si sapeva quello che era successo, e ti richiamo più tardi. Questo premettendo che tutti e due i miei figli andavano a scuola a 5 isolati dal World Trade Center. Quel giorno ero arrivato la notte del 10 settembre. E la mattina dopo, in pieno jet lag, io alle 6 di mattina ero sveglio e ho detto: andiamo in uno dei miei negozi preferiti, che sta a City Hall. Non ho fatto in tempo, perché insomma quello che è successo me lo ha impedito. La mia casa era completamente vuota perché avevamo già fatto il trasloco e si è creata una specie di accampamento di comune, tutti quelli che avevano perso la casa, cioè che non potevano più, che abitavano vicino alle torri, di questa amica che stava male. A quel tempo lavoravo in una pizzeria, è stata una giornata, cioè, per me bruttissima, lunghissima. Un sacco di gente, c'era praticamente la linea fuori dalla porta e tutti che volevano un pezzo di pizza, sembrava...
è una metafora, sembrava di essere in Russia quando tutti facevano la linea per avere il pezzo di pane. Chi è sopravvissuto ed era a Ground Zero quel giorno lì, tutti sono d'accordo su una cosa, che è la cosa che sarà più difficile dimenticarsi, è il suono delle torri che cadono. Cioè, le Twin Tower erano esattamente qua. Qua davanti a noi c'erano le due torri. Quando io arrivo sotto lo scheletro della torre davanti a me, quei quattro pompieri arrivati con me, uno di loro si gira e mi chiede: ma dove sono le torri gemelle? Praticamente loro erano così increduli che non credevano fossero cadute. E pensavano di essere da un'altra parte, in un'altra strada, che fosse caduto magari un edificio di fianco alle torri gemelle. Right there, that's next to this building. Oh, that was right up here. What? To the... How much of it standing? Anything? Nothing left, man. Nothing left. Nothing left. It all came down. It all came down, and I was when it came down, I was there, man. It was just right there, and it came all down. Wow, questo è quello che rimane del World Trade Center, ragazzi. Guardate questa scena. Wow. Non ho parole. Wow, scene di guerra. Scene di guerra. Sono l'unico civile in questo momento sulla scena qua. Bentornati a New York e bentornati a Ground Zero. Come vedete alle mie spalle i lavori fervono perché domani è la giornata del ricordo, domani New York e tutta l'America si fermerà per parlare e per ricordare quell'11 settembre. Ebbene, in realtà tra poche ore cominceranno le prime manifestazioni, perché pensate, ci sono dei cortei che partono a piedi dal Bronx o dal New Jersey per raggiungere Ground Zero qui a piedi. Ognuno di questi cortei avrà un gruppo davanti che rappresenta la comunità, molti di loro sono i vigili del fuoco, molti dei quali hanno parenti e amici che sono morti qui quell'11 settembre. Dopodiché l'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, leggerà i nomi di tutte le 2.800 vittime. La manifestazione durerà dal momento in cui il primo aereo ha toccato, è entrato nella prima torre, e si chiuderà nel momento in cui la seconda torre crolla. Dopodiché nel pomeriggio ovviamente ci saranno altre manifestazioni spontanee nei parchi. Il momento più toccante sarà quello in cui le vittime, i parenti delle vittime, potranno scendere per la prima volta nel suolo di Ground Zero e vedere quello che per loro è il terreno sacro, appunto, di questi 8 ettari alle mie spalle. Com'è cambiata l'America da quel giorno? Com'è cambiata la vita anche delle persone che abitano qui e hanno a che fare tutti i giorni con gli americani? Gli americani sono diventati più chiusi, hanno più paura dello straniero. Il loro patriottismo è quasi al limite dell'isteria. È a queste domande che noi vogliamo dare una risposta con il prossimo servizio. L'immaginario è lo stesso, la città è viva, non è mai morta, la città non è mai... è cambiata sotto certi aspetti, magari tutti quanti hanno più paura. Incontri gente per strada che non gli piace più sorridere, o perché magari gli sei antipatico, no, però non sorridono più. New York si è spenta di colpo, subito dopo l'11 settembre New York è diventata una città quasi normale, diciamo, cioè non c'è più gente in giro di notte e la gente si è tranquillizzata. Abbiamo perso l'intero ufficio nell'attacco dell'11 settembre e quindi ci siamo ritrovati a dover ricostruire un intero ufficio.
Però seguendo quella che è un po' la mentalità americana in questi casi ci si rimbocca le maniche e si dà subito da fare. E un po' perché c'è stata molta collaborazione, un po' perché c'era anche questa voglia di rivincita, cioè per dire non, i terroristi non ci cancellano. Noi abbiamo fatto varie iniziative e devo dire che alcune di queste iniziative hanno avuto più successo di quelle che abbiamo fatto, di quelle similari che abbiamo fatto negli anni precedenti. La città di New York, al di là di quello che sia poi la considerazione o il nostro personale pensiero rispetto alla politica americana, rispetto a questa cosa, ma la città di New York, a mio parere, ha saputo dare una grossa lezione. Una città evoluta che ha incontrato una violenza molto forte e che ha saputo mantenere, reggendo la botta, i valori su cui per i quali è diventata famosa da sempre tutto il mondo. New York c'ha una sua vita, una sua anima, c'ha una sua texture, una sua personalità che non è facile da distruggere. Ogni tanto si può piegare, però ritorna sempre su. Cosa è cambiato? Non c'è più euforia nella strada come mi ricordo che era quando sono appena arrivato. Forse sono cambiato io, forse è cambiato, ma sicuramente è cambiata anche la città. New York è diventata americana adesso, eh? Non è più New York. Prima la chiamavamo New York, la città separata. Adesso New York è America, pure è diventato pure New York americana. Ho avuto una reazione molto brutta a New York l'11 settembre, cioè non sopportavo più la città. Non sopportavo questo patriottismo fortissimo che c'era negli americani. In fondo nelle torri non sono morti solo americani, è stato vero che è stato un attacco contro gli Stati Uniti, ma è stato un attacco contro tutto il mondo occidentale. Nelle torri sono morte persone di tutto il mondo e la reazione che c'è stata soprattutto per le strade era di preoccuparsi soltanto di loro, soltanto degli americani. E la cosa che mi ha dato più fastidio è stato il primo trasformare immediatamente anche questa storia in business, per cui centinaia di persone che vendevano le magliette, le bandiere, tutti con questa bandiera americana intorno, però nessuno che si fermava 10 minuti a pensare ma perché? America, America, sì, io sono americano, tu non lo sei. Per quanto riguarda l'immigrazione è cambiato tutto. Amici, diciamo, non ho stessa mia nazionalità, che non lo sono come arabi, che più o meno hanno fatto il mio stesso lavoro e hanno contribuito maggiormente in questa città, adesso non si sentono più accettati. A New York ti aspetti una grande unione multiculturale che c'è perché tutte le culture vivono nella stessa città. Ti aspetti forse qualcosa di più magari dalla gente perché pensi che siano newyorkesi, pensi che sia diversa il tipo di testa, mentre in realtà è una metropoli come tante altre.
i miei vicini di casa, il supermarket che è davanti a casa mia. Sono tre palestinesi, chiaramente musulmani. Cioè tu ti trovi, tu sai da dove viene questo attentato, qual è la causa, quello è tutto un altro discorso, e tu ti trovi a piangere insieme a tre palestinesi che tu sai che sono musulmani. Cioè in quale altro posto del mondo riesci ad avere una situazione del genere? Non... E questo è New York. New York è la vita è tornata normale. In questo paese invece non fai assolutamente nulla di normale, perché è un paese comunque in guerra. E però il passaggio è stato molto interessante, perché è stato venire a conoscere, come dire, l'altra parte della storia. Venire a vedere... quello che succede anche, come dire, da questa parte, ed è un po' qui, questo è un po' il centro di tutto quello che ha scatenato, che si è scatenato anche a New York l'11 settembre. Quello che è successo l'11 settembre non si ferma a New York o a Downtown o a Ground Zero. Cioè, quello che può essere veramente cambiato dopo l'11 settembre casomai è qualcosa di molto più vasto, che se ha cambiato qualcosa avrà cambiato anche, forse anche più fuori di New York che non New York stessa. La cosa positiva è stata che la gente ha perso un sacco di soldi e si è ridimensionata e ha ridimensionato il valore del dollaro. Sa quanto vale un dollaro, prima non lo sapeva. Avevano questo stock market, boom boom, da pochi dollari si ritrovavano miliardari e tutti credevano nel soldo di carta, non nel soldo vero, non nel soldo nel conto corrente. E si facevano illusioni, buttavano via i soldi in un modo veramente esasperato. Sono ritornati umani, perché io ho sempre trovato New York molto umana. I problemi dal punto di vista psichiatrico sono più gravi in questi momenti, negli ultimi 5-6 mesi. È una cosa che abbiamo osservato anche in altri in altre tragedie. La gente in un primo momento pensa di potercela fare, ma sono dopo 5-6 mesi che i sintomi di questo di quello che è prodotto da queste catastrofi che continuano a tormentare la gente, e allora c'è più bisogno di aiuto. Sono dell'isola d'Elba, quindi da un'isola poi mi sono spostato in un'altra e mi sono sentito a casa mia, non ho avuto grandi problemi di adattamento qua. New York è una città che ti accoglie, non ti senti uno straniero, perché è una città di stranieri. In più c'è da dire che New York è un purgatorio, cioè è un luogo di passaggio. Tu vieni qua, fai delle cose, tenti di fare delle cose, tenti di realizzarti come persona, eccetera, ma poi vai via, è un luogo che ti obbliga poi ad abbandonarlo. Il senso di libertà che c'è sempre stato a qualsiasi livello, di poter fare qualsiasi cosa avevi in mente la facevi. Vuoi prendere un aereo, vai all'aeroporto, non hai bisogno di carte d'identità, passaporti, cose. Non ti senti vittima di quella
di quell'oppressione burocratica tipica di un paese come l'Italia o certi paesi europei. C'è questo senso di libertà a livello mentale, qualsiasi cosa in mente la puoi fare, non ci sono limiti a quello che puoi fare, nessuno può imporre dei limiti a New York. Chi viene a New York sa più o meno cosa trova, più o meno, poi ci sono tante sorprese, però se viene a New York più o meno hai un'idea di quello che vai a trovare, quindi ti piace per quello, e qualcosa come trovi a New York non lo puoi trovare in nessun'altra parte del mondo. Who have risked and lost their lives to ensure New York remains the greatest symbol of unity and freedom in the world. Se un suggerimento si può dare, che ognuno deve continuare la propria vita, non modificarla per niente, non darla vinta ai terroristi, non permettere che loro con un atto criminale modifichino la vita di persone normali, condurre la propria vita regolarmente, credo che sia la risposta migliore a qualsiasi atto di terrorismo. Continuare la propria vita, non togliere niente di quello che si faceva, anzi continuare a farlo normalmente. Quello che credo è che si è aperto un punto di riflessione in più. Se vogliamo essere più americani, o che cosa potrebbe significare essere più americani, al di là del tributo che da sempre paghiamo ad altri aspetti di questo nostro essere americani, come dici tu. Amo New York, ok. Amo New York per quello che era. Amo New York per quello che mi dava. In love. In America si dice I'm in love, o sono innamorato. Sono in love, I'm in love questa New York, ma non più innamorato. C'è qualcuno che si sente newyorkese come mette piede qua. C'è qualcuno che non si sente mai newyorkese come me, che non mi sono mai sentito. Però sono innamorato di New York. Sono innamorato di New York. Quello che è successo è stato così incredibilmente fuori da ogni capacità anche di immaginare una catastrofe simile. È in un certo senso un aiuto per una riflessione sulla propria cultura, le proprie esperienze individuali e le proprie il proprio modo di vedere il mondo. L'altro giorno, tornando a New York, ero a Long Island, tornando, e guardavo lo sfondo del downtown New York senza le due torri, ero su Brooklyn Bridge, e mi ha dato quasi fastidio il fatto che l'occhio, se si è già abituato a non vedere le due torri, uno ci pensa per il cervello e per il cuore, non per l'occhio. Siamo a un blocco dalle Twin Towers, che sono cadute mezz'ora fa. Esco di casa, questo è quello che vedo. Apocalisse. Incredibile. Guardate dove arriva, fino a dove arriva. Poche persone in giro per le strade. Guardate. Il silenzio. Can anyone find the location?
apocalittico. Avete visto com'è cambiata la vita qui a New York, non solo nelle grandi cose, ma nei piccoli momenti di tutti i giorni, nei rapporti con gli altri, nella voglia di farcela qui in una città che certamente non è facile. Avete visto anche nel nostro video inedito alcuni momenti veramente terribili, subito dopo il crollo delle torri, alcuni addirittura surreali, con i vigili del fuoco che a torri appena crollate chiedevano dov'è il World Trade Center e la persona che stava girando il video ha detto eccolo lì, non c'è più. Noi parleremo proprio di questo nel prossimo blocco, noi parleremo di quei 350 vigili del fuoco che sono morti in una maniera assurda semplicemente perché non hanno sentito l'ordine d'evacuazione, le loro radio, pensate, non funzionavano. Parleremo della battaglia di due mogli, della moglie di una delle vittime e della madre di uno dei vigili del fuoco contro i poteri forti di questa città, contro chi costruisce i palazzi, contro chi costruisce i grattacieli. Parleremo dei grattacieli, vi faremo vedere com'è difficile fuggire da un grattacielo anche se non viene colpito dai terroristi, anche per un semplice incendio. Bene, noi parleremo di tutto questo e getteremo forse una luce un po' diversa su quell'11 settembre subito dopo la pubblicità. My son was a firefighter. He was not killed by a fire. He was killed by a building. Mio figlio era un vigile del fuoco. Non è stato ucciso dalle fiamme, ma da un palazzo pericoloso che gli ha crollato addosso. Ora io voglio i responsabili. E non parlo di Osama Bin Laden. Parlo delle persone che hanno lasciato che quelle due torri venissero costruite. In my opinion, that was a fragile building. Per me quella è una costruzione fragile. The systems themselves and the materials that go into very tall buildings are constantly changing. Molte cose oggi sono cambiate dalla costruzione del World Trade Center, ma questo non significa che quella struttura avesse delle deficienze. Era stata progettata ben oltre lo standard del tempo e dei codici, almeno 3-4 volte più resistente. Quella struttura era eccellente. Opinioni diverse, molto diverse. Opinioni che si intrecciano persino con quelle di Bin Laden, che prima di diventare il nemico pubblico numero uno, guarda caso, faceva l'ingegnere, costruiva grattacieli. E in un incontro con i suoi adepti reso pubblico il 13 dicembre scorso, ha candidamente ammesso: sì, ho progettato io l'attentato, ma non pensavo che ci fossero tutti quei morti, non pensavo che le torri crollassero. Tracciare la linea che separa la ragione dal torto sembra un'impresa ormai inutile. Eppure, da questo dipende la sicurezza di tutti coloro che vivono e lavorano in palazzi sempre più alti. Salgono su ascensori sempre più veloci, dividono lo spazio con migliaia di persone che, in caso qualcosa vada storto, si precipiteranno tutti insieme lungo una scala. C'è una frase che si sente dire a New York e che, a dire la verità, disturba molto, cioè che quelle 2.800 persone potevano essere salvate se l'edificio fosse rimasto in piedi. Sembra impossibile, sembra un'assurdità vedendo i due aerei che entrano nelle due torri e vedendo soprattutto il fuoco che le divora. Ed invece a dirla sono ingegneri strutturalisti molto quotati negli Stati Uniti e anche gli altri gradi dei vigili del fuoco. Che cosa intendono con il fatto che il World Trade Center non ha resistito alle fiamme? Lo capiamo già vedendo questo edificio dietro di noi, diventerà un futuro grattacielo di New York. Ebbene, costruito in maniera completamente diversa dal World Trade Center, è costruito con piloni e travi verticali e orizzontali in una specie di gabbia che rende la struttura estremamente solida. Il World Trade Center non era costruito in quel modo, era l'unico edificio a New York che non era costruito in quel modo. Cerchiamo di capire di più, cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando guardando il disegno del World Trade Center.
We're going against people that are in this to make money. Il World Trade Center era un disegno non ortodosso, diciamo così, un disegno studiato per massimizzare lo spazio affittabile, per far soldi. In both towers you had almost like two tubes within each other. Le torri gemelle erano come due tubi. L'acciaio era nei muri perimetrali più che nelle colonne portanti. Poi esisteva un cuore centrale, l'ossatura. L'unico collegamento tra le due strutture non era fatto da travi in acciaio pieno, ma da travatura reticolare. La struttura del World Trade Center was very pioneering. Era una struttura pionieristica, nessun palazzo prima di quello era stato costruito così. Dopo, molti lo hanno imitato ed hanno costruito basandosi su quel progetto. L'uso della travatura reticolare, inoltre, è assai frequente. E non c'è dubbio che il World Trade Center come struttura fosse veramente innovativo, capace di sopportare pressioni fortissime. Ma il punto in discussione è un altro, la sua resistenza al fuoco. Ed è per questo che le attenzioni sono tutte per questo strano elemento della costruzione, la travatura reticolare. Vediamo intanto com'è fatta. That the information that was provided to those... Le informazioni che la stampa ha dato fino ad oggi sulla travatura reticolare sono sbagliate. Guardiamo i fatti, ci sono stati altri grandi incendi nel World Trade Center ed il palazzo ha sempre reagito bene. Per quel che ne so io non esiste alcuna inchiesta ufficiale che leghi il collasso delle torri alle deficienze della travatura reticolare. Non ci sono prove. E se la travatura reticolare è così soggetta al fuoco, di che cosa ha bisogno se non di un'ottima protezione? Ed invece in realtà quello che succede è proprio questo, che si mette sopra la trave uno spray, lo vedete qua. Ma qua vedete anche perfettamente che dopo un po' di anni questo spray si consuma, lasciando così la trave da sola davanti alle fiamme. They use fluffy spray on fire retarding. Sono anni che noi vigili del fuoco diciamo che lo spray antincendio funziona male. È una miscela deperibile. Intanto va mischiata bene, invece è un lavoro che nei cantieri fanno fare all'ultimo arrivato. Poi va applicata nello spessore giusto e quasi mai accade. Soprattutto su tutta la trave. Invece poi ci passano i fili, i tubi dell'aria condizionata e lo grattano via. Spray on fire retarding is good on any steel. Number 7 World Trade Center collapsed. La prova più evidente della fragilità al fuoco è il crollo dell'edificio numero 7. Nessun aereo ha colpito quel palazzo, si è sbriciolato solo per l'incendio. I say to them, why did the other buildings fall when they were never touched? Questo è il crollo dell'edificio numero 7. E così veniamo ad un altro punto. Perché da quelle torri non si poteva scappare? Bene, che cosa vedete dietro di me? Una scala. Questa è una scala di sicurezza. Vi sembra larga abbastanza per 25.000 persone? Pensate che questa è una misura standard, 1,10 m. Le scale del World Trade Center erano larghe così. I live in a skyscraper. I live on the Io vivo al 37° piano di un grattacielo abitato da 1.000 persone. Ci sono solo due scale di sicurezza, a norma di legge. Una larga 1,10 m, l'altra larga 1,35 m. In ognuna delle torri del World Trade Center lavoravano 25.000 persone. Bene, quante scale di sicurezza c'erano? Solo tre. There were three staircases in the World Trade Center. Le leggi ci obbligano a progettare due scale. L'autorità portuale che ha costruito le Twin Towers ne ha volute addirittura tre. Il codice di costruzione dunque è mancante? Ci vogliono le prove per dirlo. Quasi tutte le persone che erano sotto il punto d'impatto sono fuggite grazie a quelle scale. So, were the staircases deficient? I don't think so. In realtà però, se solo facciamo i conti dei vigili del fuoco morti e dei poliziotti, arriviamo intorno alle 400 persone. Nessuno di questi... Moltissimi dunque, invece, erano imbottigliati sotto il punto d'impatto. National codes do not anticipate. Il nostro codice di leggi sulla costruzione non prevede che vengano cronometrati i tempi di evacuazione di un palazzo. Si richiede l'evacuazione di un tot numero di piani. In America non facciamo scale per evacuare un intero grattacielo.
It was imposed upon us by designers of these buildings. I disegnatori ci hanno sempre detto: non si può evacuare, ci vuole troppo tempo. Dovete prima salvare le persone più vicine all'incendio, poi spegnerlo. Si chiama difendi sul posto. Beh, non ha mai funzionato. Dipende da tre fattori che nella realtà non esistono. Il palazzo deve avere una grande resistenza al fuoco, ma è raro, visto che i materiali sono testati solo per 2 ore. Le fiamme non devono espandersi di piano in piano. Ed oggi, con tutte le tubature che attraversano l'edificio, è impossibile. Le persone in pieno panico dovrebbero seguire alla lettera gli ordini dei vigili del fuoco. Difendi sul posto, è una balla e non ha mai funzionato. E per quanto riguarda il World Trade Center, secondo Dan, la situazione era ancora più disperata a causa di un elemento caratteristico della progettazione. Il maggior problema di quell'edificio era che ogni piano era un open space di 4.000 metri. Tecnicamente, ogni team di pompieri riesce a estinguere 200 metri quadrati di fiamme. Due gruppi, 400 metri quadri. Pensare di spegnere le fiamme in 4.000 metri quadri al 90° piano è fantascienza. Una critica che Leslie Robertson non accetta. Non sono un vigile del fuoco, ma certamente è stata la quantità di carburante che ha reso impossibile combattere l'incendio, non certo gli open space. A questo punto però possiamo cominciare a fare due conti, quei conti che secondo i codici e le leggi americane un costruttore ed un progettista non sono obbligati a mettere nero su bianco. Non abbiamo mai saputo, e lo abbiamo chiesto più volte, quanto quell'edificio potesse resistere al fuoco. Lo standard è 2 ore. Abbiamo però scoperto, dopo la bomba del 1993, che per evacuarlo di ore ce ne volevano 5. Come mai le leggi, non solo newyorkesi o americane, ma gli stessi standard internazionali permettono una simile discrepanza? Il nostro codice tratta allo stesso modo un edificio di 10 piani ed uno di 100. Non ci vuole un genio per capire che combattere un incendio al nono di 10 piani è diverso rispetto al 90° di 100 piani. Il vecchio codice del 1938 non lasciava scappatoie. Diceva chiaramente che ci vogliono colonne e travi di acciaio pieno, non travatura reticolare, che vanno chiuse nel cemento per proteggerle dal fuoco. Non basta lo spray. I palazzi erano pesanti e pieni di massa, quindi resistenti alle fiamme. Sì, è vero, il codice ha seguito la tecnologia, ma solo per abbattere i costi. Infatti non ha mai obbligato i costruttori a mettere ripetitori dentro i grattacieli per aiutare le comunicazioni dei pompieri. L'11 settembre abbiamo avuto l'ennesimo problema di comunicazione via radio. Per 20 anni abbiamo chiesto ripetitori e materiale nuovo. Quando 20 minuti prima del crollo è stato dato l'ordine di evacuare, i poliziotti lo hanno sentito e sono usciti. Noi siamo rimasti dentro. Ora ci sono 35 poliziotti morti e quasi 350 vigili del fuoco. Questo massacro deve pesare sul tavolo di chi fa le leggi. Ma ancora una volta, per quel che riguarda il World Trade Center, c'è qualcosa di più. Le Twin Towers sono il primo grattacielo costruito dall'autorità portuale, un organismo autonomo che non è obbligato a sottostare a nessun codice di costruzione. The Port Authority, by legal statute, has no... L'autorità portuale per statuto è indipendente e fa come vuole. Così prima che la battaglia di Sally e Monica porti dei frutti, c'è già chi mette riparo da solo ai disegni pionieristici del passato, come la City Corp, da qualche giorno guarda caso il suo grattacielo ha qualche pilastro in più. Manhattan, amore mio, finisce qua. Avete visto, Manhattan, amore mio, finisce qua. Come avete visto, abbiamo cercato più che altro di farci delle domande piuttosto che darvi delle risposte magari precotte. Abbiamo pensato che questa fosse la giornata giusta, cioè il giorno prima dell'11 settembre, per cercare di chiarire alcuni punti che ancora rimangono oscuri. Insomma, in quell'11 settembre non è tutto andato come si pensava.
Domani non c'è più spazio per queste domande, perché domani è il giorno delle commemorazioni, è il giorno delle parate ed è giusto così, è il giorno delle fanfare, è il giusto ed è giusto così, è il giorno dei discorsi ufficiali. È l'appuntamento quindi con la storia del World Trade Center, con Ground Zero e con l'11 settembre per domani nei telegiornali della 7. Manhattan, amore mio, finisce qui. Buonanotte a tutti. Go to the